Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi voglio condividere con voi quali sono i libri più belli della mia libreria, ma non intendo quei libri che mi sono piaciuti di più, anche se in realtà quelli che vi farò vedere in realtà veramente mi sono piaciuti, ma intendo proprio da un punto di vista estetico, i libri più particolari che posseggo, quelli che hanno qualcosa in più, che si distinguono da tutti gli altri libri e che quindi diventano praticamente unici nel loro genere. Insomma, delle piccole perle che ho in libreria e che oggi condivido con voi. Il primo che vi faccio vedere è abbastanza classico, o meglio, è un libro molto conosciuto e non so quanti di voi abbiano anche questa versione. Sto parlando delle edizioni illustrate di Harry Potter. Io ho tutte e tre le edizioni che sono uscite fino adesso, quindi la Pietra Filosofale, la Camera dei Segreti e il Prigioniero di Azkaban, e ovviamente continuerò ad acquistarli man mano che usciranno. Tutti i libri illustrati, le edizioni illustrate di Harry Potter sono state appunto illustrate da Jim Kay, un artista straordinario. Ho deciso di comprare anche questi volumi, nonostante io possegga già i volumi di Harry Potter, ovviamente. Oltretutto li ho in una versione che oggi, un'edizione che oggi non si trova più, quindi sono molto molto orgogliosa di averle e insomma le tengo questi libri in grande cura. Ho deciso di comprare appunto anche le edizioni illustrate perché comunque arricchiscono la mia libreria. Sogno un giorno di far leggere questi libri anche ai miei figli e ovviamente queste edizioni hanno qualcosa di impareggiabile. Costano un po' di più, ma considerando che escono tipo una volta all'anno, una volta ogni 2 anni, non è una spesa che non posso sostenere e quindi pian piano terminerò la collezione. Sono dei libri meravigliosi, non soltanto le copertine chiaramente rigide con una sovracopertina con un'illustrazione meravigliosa, ma sono stupende anche all'interno perché le loro pagine appunto sono decorate da questi disegni splendidi. I disegni a volte sono piccoli, altre volte riempiono una pagina intera o addirittura 2 pagine e sono talmente belli che non si può far altro che soffermarci su queste immagini, a volte anche c'è quasi un sospiro di stupore quando gli occhi si posano su questi colori. Io le adoro, sono veramente molto belle, le tengo in grande cura e insomma sono felice di averle, e a breve so che uscirà anche il quarto, quindi Il Calice di Fuoco. Il secondo libro che vi faccio vedere è Sogni ad occhi aperti. Allora, questo libro in realtà l'ho acquistato usato durante un mercatino dell'usato, appunto, tanti tanti anni fa. Una grande scoperta, perché ero una ragazzina all'epoca e mi ero fatta attirare da questa copertina rosa rigida con tutte queste rose disegnate. In realtà poi anche la storia mi ha conquistata, ma la cosa che più sorprende è che quando si apre il libro tutte le pagine sono rosa e con le parole scritte in fucsia, quindi comunque che risaltano sulla pagina. Mi piace tantissimo questa edizione, nonostante sia un libro che è un semplice romanzo letto tanti anni fa, non me ne voglio assolutamente separare perché mi piace tantissimo l'estetica del libro. Mi piace sia la copertina ma soprattutto la particolarità di queste pagine molto spesse, sono quasi dei cartoncini, e di questo colore così delicato. Qualcuno si potrà chiedere se durante la lettura gli occhi si possono affaticare a leggere insomma in questo colore un po' particolare, però in realtà io non ho un ricordo del genere, ricordo di averlo letto con grande piacere e quindi lo conservo ancora oggi in libreria. Il terzo libro di cui vi parlo è S, la nave di Teseo di J.J. Abrams. Di questo libro sicuramente avrete sentito parlare perché quando è uscito fece grande scalpore. Anche questo non l'ho pagato poco, mi pare che costasse 35 euro più o meno, però anche questo li merita tutti. Il libro è contenuto all'interno di una scatola ed è praticamente un libro di una biblioteca che viene scambiato tra 2 persone che comunicano tra di loro appuntandosi delle note ai margini del libro. Quindi il libro non è soltanto corredato da moltissime note che noi siamo invogliati a leggere e capire chiaramente in quali momenti i 2 personaggi si sono scambiati queste comunicazioni, ma soprattutto è pieno di piccoli tesori, cartoline, mappe, lettere, fotografie. Addirittura c'è anche una mappa
realizzata su un vero tovagliolo di stoffa. Insomma, tanti piccoli indizi che sono inseriti all'interno del libro e che con grande cura ho tenuto ognuno nella pagina dedicata, e che quindi rendono questo libro qualcosa di spettacolare, quasi una caccia al tesoro. Quindi, oltre alla storia del libro, abbiamo la storia che c'è oltre al libro, dei personaggi che nel mondo inventato da J.J. Abrams si sono scambiati questo volume che ha le pagine ingiallite e l'odore di un libro della biblioteca per parlare del misterioso autore della storia narrata nel libro. Il libro è veramente spettacolare, un libro che non abbandonerà mai la mia libreria perché è qualcosa di unico. Unico accorgimento: ovviamente non si può leggere a letto con il rischio che cadano tutti gli inserti, bisogna leggerlo con attenzione su un tavolo. Io l'ho letto quando avevo il mio caffè letterario, quindi è stato veramente un piacere enorme. Altro libro che vi faccio vedere, in realtà esteticamente potremmo dire che non è bellissimo. Sto parlando di quattro libri di Piccole Donne contenuti in un unico volume che ho ereditato dalla mia mamma, un'edizione vintage che ha la copertina purtroppo leggermente rotta, strappata e quindi riattaccata con lo scotch. Lo metto comunque tra i libri più belli che ho in libreria perché è un'edizione ormai introvabile. Addirittura all'interno del libro, nella prima pagina, c'è anche la dedica, o comunque non la dedica, l'appunto, ecco, sull'occasione che ha visto questo libro arrivare in casa della mia mamma. In realtà era un regalo per la comunione della mia zia, quindi sorella della mia mamma, e niente, poi alla fine, dato che la mia zia non è una grandissima lettrice, se l'è preso mia madre e poi dopo l'ho preso io. Il libro è bello perché appunto ha tutti e quattro i libri insieme. Oggi credo esista un'edizione in Audi, non sono sicura, comunque vi lascio la copertina dell'edizione che esiste adesso con tutti i libri insieme, ma non è assolutamente paragonabile a questa. Il libro è bello grande, bello pesante, però la sua copertina rigida e soprattutto questa copertina così colorata con le sorelle rappresentate, secondo me è qualcosa di unico. E poi, come ho detto, ci sono tutti e quattro i libri: Piccole donne crescono, Piccoli uomini e I ragazzi di Joe. L'ultimo libro che vi faccio vedere invece è qualcosa che è arrivato nella mia libreria veramente da pochissimi giorni. Sto parlando delle nuove edizioni dei libri di Jules Verne che stanno uscendo proprio in queste settimane in edicola. Io adesso vi mostro soltanto i primi due, è qualcosa che sto ancora acquistando perché ogni due settimane esce un volume e credo che ne acquisterò ancora alcuni, anche se in realtà la collezione è enorme e sicuramente non la finirò. Quindi vi faccio vedere soltanto Viaggio al centro della Terra e 20.000 leghe sotto i mari. Però già da questi libri potete capire la bellezza di queste edizioni. Le copertine sono rigide e leggermente ruvide, sulle quali vengono rappresentati questi disegni spettacolari. Ma la cosa più bella è il fatto che all'interno le storie sono corredate anche da immagini in bianco e nero molto suggestive, delle edizioni che ricordano appunto qualcosa di vintage, di vissuto. E io le adoro. Infatti, come ho detto, sto completando la collezione, portando avanti la collezione che sta prendendo forma negli scaffali della mia libreria. I libri di Jules Verne sono dei libri d'avventura fantastici, dei capisaldi della letteratura, qualcosa a cui tantissimi autori negli anni si sono ispirati per parlare ai giovani e per coinvolgerli in avventure fantastiche. Io di Jules Verne ho letto solo Il giro del mondo in 80 giorni e quindi spero di leggere al più presto anche tutte le altre sue opere, quelle almeno più importanti e più famose. Bene ragazzi, il video finisce qui, io spero che vi sia piaciuto, ma soprattutto voglio sapere quali sono i vostri libri del cuore, le edizioni più belle che avete in libreria e dalle quali non vorrete mai separarvi. E niente, io vi ringrazio come sempre, noi ci vediamo la prossima settimana con un altro video. Ciao!